bambini eritrei dai 3 ai 9 anni che hanno viaggiato 12 mesi per arrivare in Italia, in Sicilia, hanno attraversato il deserto libico, hanno aspettato 4 mesi nelle carceri libiche per fare poi la traversata del Mediterraneo. Pensate, ogni 4 bambini almeno uno ne muore certamente. Sono qui al CARA di Bari da 8 mesi e oggi la CGIL ha voluto organizzare un pomeriggio per loro a Quadrato Rosso, in questo contenitore nel quartiere Iapigia di Bari. One day long, but she couldn't be satisfied. 30 bambini di nazionalità per lo più eritrea sono qui a Quadrato Rosso per un pomeriggio diverso dal solito. Come nasce l'idea di ospitarli in questo spazio della CGIL? Sì, possiamo dire che è la prima volta che la CGIL di Bari apre ai minori migranti. È un tema importante che si inserisce naturalmente nelle politiche più ampie di integrazione. È la voglia e la sensibilità che questa CGIL sta dimostrando rispetto appunto al tema degli emarginati, degli esclusi, anche perché questi bambini saranno futuri cittadini italiani, potrebbero essere un futuro gruppo dirigente di questo nostro paese, per cui occorre sin da questa giovane età provare a praticare realmente le politiche di integrazione, quindi coinvolgerli nei processi più comuni e più ampi a cui tutta la cittadinanza deve prendere parte e deve appunto contribuire anche alla realizzazione di questi processi. Non è la prima volta che questi minori vengano coinvolti in attività ludico-ricreative, in passato sono stati ospitati dal Papa, hanno partecipato in teatro ad un evento quindi di natura culturale, oggi sono qui per dei laboratori specifici sul tema dell'ambiente. Perché avete scelto di farli partecipare in uno spazio della CGIL? Come lei ha detto, noi abbiamo individuato un percorso per i bambini teso soprattutto all'attenzione per quelle che sono le tematiche del mondo infantile. Tutto è iniziato con l'inaugurazione della ludoteca all'interno del CARA, tutte attività extra non previste dai capitolati di CARA. È un percorso teso sia alla bellezza che alla valorizzazione di quelle che sono le tematiche che ruotano intorno al mondo infantile. La CGIL è molto attenta ai diritti dei lavoratori ed è soprattutto l'organizzazione più presente all'interno del CARA. Di qui l'esigenza insieme di individuare un percorso teso alla valorizzazione dei diritti dei minori. E quindi di lì è nata l'idea di organizzare all'interno della vostra struttura una giornata dedicata al gioco naturalmente per i bambini, ma a porre l'attenzione su quello che è il mondo dei minori presente all'interno del CARA, quindi bambini che oggi vengono qui per giocare, per stare insieme agli altri bambini, ma soprattutto per evidenziare tutte le problematiche che ruotano intorno ai bambini migranti.